E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mister Bistecca ed oggi ragazzi ci troviamo nell'undicesimo episodio della nostra video carriera allenatore con la Verona. Allora ragazzi, ve lo dire, sono appena tornato dalle vacanze, quindi riniziamo subito con la nostra video carriera. Allora, andiamo a vedere tutte le email, conferenza stampa, motiviamo i nostri ragazzi. Stati Uniti possiamo rifiutare e intanto il nostro Jacopo Sala è contento di giocare con noi. Comunque ragazzi, andiamo a sistemare le magliette. Tutto pronto ragazzi, possiamo scendere in campo per la partita di campionato contro il Genoa. Ed eccoci qua dunque ragazzi, dallo stadio Ferraris di Genova per l'incontro di campionato, ovviamente tra Genoa e Hellas Verona. Allora ragazzi, classifica che come ben sapete ci vede al decimo posto con 31 punti, mentre il Genoa è al 17° posto, quindi un po' di rischi, con 21 punti. Comunque Genoa che schiera in porta le ali, in difesa Tambay, Marchese, De Maio e Berdych, a centrocampo Kuzka, Tino Costa, Bertolacci e in attacco Lestienne, Iago Falche e Borriellone. Ragazzi, inquadrati i giocatori mentre si stringono le mani, inquadrati adesso Juraj, Kuzka. Comunque ragazzi, tutto pronto, possiamo partire, speriamo di fare una bella partita. Calcio d'angolo nel mezzo, pallone per Borriello, arriva Costa, bravissimo il difensore. Costa prova il passaggio, è per Iago Falche, a Borriello, la mette fuori ragazzi Borriello, meno male. E finisce anche così il primo tempo, 0-0, partita un po' fiacca, un po' triste proprio. Lestienne prova, pallone per Costa, la gioca per Borriello, Borriello prova, li mette dall'aria, Borriello! Meno male l'ha messa alta Borriello, ragazzi. Pallone dentro per Ionita, Taxidis! La paratona di Leali, ragazzi. Peccato. Prova ad andare Kuzka, il pallone per De Maio, bravissimo Peruzzi! Dai ragazzi, contropiede! Gino Peruzzi, porta il pallone, vede Muriel, tutto solo Muriel! Ma no, ma non è possibile, ma no. Il pallone per Tambay, Tambay la gioca dentro per Borriello, ragazzi. Pareggio subito del Genoa con Marco Borriello che approfitta di questo perfetto cross di Tambay. E quindi ragazzi, 1-1. Il pallone per Duda, Duda prova ad andare lui, si gira benissimo Duda, il pallone non rimane lì, Duda, ancora Duda, poi per Muriel. Ma oggi Leali ragazzi fa delle parate incredibili, ma non è possibile. Ubilia prova la battuta del calcio d'angolo, pallone nel mezzo, non ci arriva nessuno, Duda col pallone Duda. Duda! Andiamo ragazzi! Andrei Duda! Approfitta dell'errore della difesa del Genoa che non riesce a spazzare via il pallone. Riesce quindi a conquistarlo e a infilarlo in porta ragazzi. 2-1 per noi. Duda prova a portare il pallone lui, riconquista il pallone alla difesa, pallone a Eden Nilsson, ma finisce qua ragazzi la partita, riusciamo ad uscire vittoriosi dal Ferraris, quindi dal Genoa. Allora ragazzi, benissimo così, la prima partita si è conclusa subito bene, quindi diciamo che non ho perso la mia abilità con il joystick anche nonostante le vacanze. Comunque ragazzi, andiamo a motivare come al solito i nostri ragazzi e andiamo avanti fino ad arrivare ragazzi alla partita contro la Roma, quindi non aspettiamo, andiamo subito ragazzi, andiamo a sistemare le magliette, noi quella di casa, loro quella da trasferta. Tutto pronto ragazzi, possiamo scendere in campo per la seconda partita dell'episodio, quella contro la magica Roma. Ed eccoci qua dunque ragazzi dal nostro stadio Bentegodi di Verona per il secondo incontro dell'episodio, quello tra Hellas e Roma. Allora ragazzi, classifica che vede la Roma al secondo posto con 46 punti, diciamo con ambizioni per la vittoria del campionato, e noi ragazzi momentaneamente all'ottavo posto, quindi risaliamo due posizioni per il momento. Comunque ragazzi, la nostra Hellas Verona che vede in porta Thuram, in difesa Peruzzi, Sørensen, Rose e Nzakala, a centrocampo Taxidis e Diaw, in tre quarti Duda, Viviani e José Mauri, e in attacco ragazzi Luca Toni, inquadrato adesso Gervinho. Ragazzi, tutto pronto, possiamo partire e speriamo di fare una bella partita. Taxidis col pallone la gioca per
Per Toni, subito per José Mauri. Mauri prova a girarsi. Mauri, c'è lo spazio, prova il cross. Il pallone è per Viviani. Ci arriva Curci. Nainggolan la gioca subito per Florenzi. Florenzi si gira benissimo. Florenzi beve completamente il nostro difensore. Florenzi prova. L'errore clamoroso di Florenzi, ragazzi. Che culo. Ole basta il pallone per Nainggolan. La gioca subito per Doumbia. Tutto solo un Gervinho. Bravissimo il nostro difensore. Gervinho, il cross nel mezzo è per Florenzi, non ci arriva benissimo il pallone per Peruzzi, sbaglia tutto Peruzzi, il pallone arriva a Doumbia, Strootman, il palo clamoroso ragazzi, via via il pallone. Ragazzi, calcio di punizione per noi, andrà la battuta il nostro Viviani, è pronto Viviani, parte il destro! Mamma mia ragazzi, magico Viviani! Calcia delle punizioni perfette ragazzi, questo ragazzo, no, veramente. Fenomenale Viviani, tra l'altro anche ex ragazzi, perché Viviani è anche scuola Roma ragazzi. Punizione perfetta da parte del nostro giocatore, quasi nel 7. Curci non ci può assolutamente arrivare ragazzi, quindi 1-0 per la nostra Hellas Verona, e adesso dovrebbe anche finire il primo tempo. Infatti ragazzi, finisce qui. Nonostante noi non avessimo dominato in questo primo tempo, anzi proprio un netto dominio della Roma, comunque ragazzi siamo in vantaggio noi e adesso dobbiamo continuare così. Prova ad andare Toni, dribbling sua story, Toni dentro l'area, Toni prova il sinistro a incrociare. Per pochissimo ci arriva Curci. Il pallone per Viviani, Viviani prova ad entrare in area, Viviani, pallone a Muriel, Muriel murato, il pallone per Dio, Luis Alberto contro Story. Luis Alberto prova il tiro! La parata di Curci, ragazzi! In calcio d'angolo! Prova subito Viviani alla battuta dentro per Ionita di pochissimo alta sopra la traversa, ragazzi! Ma fortunatamente la partita finisce qua, ragazzi! E quindi clamorosamente riusciamo ad uscire vittoriosi dalla partita contro la Roma! Allora, ragazzi! Come avete visto, le prime due partite di questo episodio sono concluse con due nostre splendide vittorie da parte della nostra squadra. E adesso, ragazzi, andiamo avanti per la partita contro il Cagliari. Quindi, mancano 4 giorni, per il momento nessuna email, infatti non, penso non arrivino, invece sì. Cos'è? Forte ragazzi, del Venezuela è sempre Jacopo Sala che è contento di giocare. Comunque, ragazzi, non indugiamo e andiamo subito alla partita. Ragazzi, tutto pronto, possiamo scendere in campo per la partita con il Cagliari. Ed eccoci qua dunque ragazzi, dallo stadio Sant'Elia. Se non mi sbaglio ragazzi, scusatemi, ma ogni tanto faccio un po' di confusione con gli stadi. Comunque ragazzi, eccoci qua da Cagliari per l'incontro, ovviamente tra Cagliari ed Hellas Verona. Allora ragazzi, la nostra Hellas Verona che momentaneamente è sempre all'ottavo posto con 37 punti e Cagliari è al 14° posto. Scusatemi. E ecco qua ragazzi la formazione del Cagliari che vede in porta Berkic, in difesa Pisano, Rossettini, Capuano e Danilo Avelar, a centrocampo João Pedro, De Sena e Krizetig, in tre quarti Aschbauer e in attacco Kopp e Marco Sau. In quadro ragazzi in panchina Modibo, Diakité che partirà appunto dalla panchina. Ragazzi, tutto pronto, possiamo partire e speriamo di fare anche in questo caso una bella. Kopp prova ad andare lui, Kopp contro Mammanà, Kopp riesce ad andare avanti, il pallone per De Sena, De Sena gioca per Aschbauer, Aschbauer dentro per João Pedro, mannaggia ragazzi, subito in vantaggio il Cagliari con il gol di João Pedro appena al 5° minuto ragazzi, purtroppo non siamo riusciti a contenere questa offensiva del Cagliari e quindi appunto 1-0 per i padroni di casa. Prova Duda ad andare, Duda riconquista il pallone a Daniela Velar e finisce ragazzi. Dunque ragazzi, il primo tempo, brutta partita, ma purtroppo in vantaggio c'è il Cagliari. Il pallone per Sau prova ad andare, tiene il pallone Sau, va dentro l'area, Sau prova a girarsi, ci riesce, Sau, il pallone per João Pedro. Maremma santa ragazzi, non è possibile, João Pedro devastante, non aveva fatto gol finora. E si è sbloccato con una doppietta proprio contro di noi. Ragazzi, purtroppo 2-0 per il Cagliari, ma c'è ancora tempo.
Il lancio è perfetto per Muriel. Muriel prova ad entrare in aria. Muriel ci riesce. Prova il destro a incrociare. Peccato, ragazzi. Viviani prova ad andare lui. La gioca per Muriel. Muriel si sente ispirato. Muriel entra in aria. Prova il dribbling su Capuano. Il pallone per Muriel. Prova il destro. Maremma santa, ragazzi. Le mette tutte fuori alla stessa maniera Muriel. Ragazzi, purtroppo la partita finisce così, perdiamo 2-0 contro il Cagliari, anche se giocavamo, ragazzi, con le riserve. Allora, ragazzi, abbiamo due email, giocatore infortunato, purtroppo è il nostro Bearzotti per 4 settimane, quindi, ragazzi, saremo solamente con due attaccanti per circa, appunto, un mesetto, e conferenza stampa, ragazzi, contro la Juve per la partita importantissima, decisiva, di Coppa Italia appunto contro la Juve per passare in finale. Comunque, ragazzi, andiamo a vedere il tabellone di Serie A che ci vede sempre all'ottavo posto. Fortunatamente, ragazzi, bene così. E anche se comunque la distanza dalla zona Europa League si è leggermente ingrandita, dato che da 4 sono diventati 5 i punti di distanza. Comunque, ragazzi, siamo sempre lì, dato che ci sono ancora 13 partite da giocare. Comunque, ragazzi, andiamo a vedere anche il calendario, che vede appunto la partita, anzi, tre partite difficilissime, quella contro la Juve in Coppa Italia, il Milan in campionato e la Lazio, ovviamente anche questa in campionato. Niente, ragazzi, ovviamente il video può finire qua, vi chiedo come al solito quindi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici. Ragazzi, di lasciare un bel commento per farci anzi gli auguri per la partita di Coppa Italia contro la Juve per sperare nella finale. E ovviamente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Buona!